Non capisco perché tutti quelli che si sono messi in testa di fare il DJ devono anche per forza essere produttori o spacciarsi per produttori. Questo diceva più o meno un post molto famoso, molto condiviso di David Morales all'incirca nel 2013, prima che si mettesse a fare quella buffonata di Top DJ. Ah, dicevamo, è vero che non dovevamo essere qui. Oh, ok, sì, ok. Questo era quello che diceva David Morales, uno dei DJ storici, dei pionieri della house music. E in effetti è vero, è così. Non per forza chi fa il DJ deve essere un produttore. Questo dipende soprattutto intanto dal genere che fai. Se ti piace suonare musica italiana, non c'è bisogno di mettere a fare i dischi in studio tutte le settimane. Insomma, non è strettamente necessario che tu faccia anche il produttore, lo puoi fare se ti va. Fare il produttore invece serve se ti vuoi caratterizzare per un tuo sound e quindi riuscire anche a trovare il tuo spazio come guest, come DJ per un particolare tipo di musica o per particolari tipi di eventi. Per quello allora sì, è strettamente necessario essere un produttore. E è strettamente necessario che tu ti metta in studio a creare musica tua. Questo è il modo migliore, anzi l'unico, perché tu riesca a caratterizzarti come DJ per un particolare tipo di musica. Ovviamente puoi anche cercare di farlo selezionando e registrando molta musica, molti set, e quindi cercare di far capire veramente quello che fai e come interpreti una serata. Però lo scalino successivo che diventa necessario quando poi cerchi di ottenere una visibilità maggiore è quella di avere anche della musica propria. Il consiglio che ti do adesso è quello che mi è stato dato a me alcuni anni fa da un altro grandissimo DJ di fama mondiale che è Marshall Jefferson, un altro dei grandi DJ storici della house music. Marshall Jefferson mi disse: fai musica tua, quindi neanche remix o bootleg, quelli assolutamente no. Fai, componi della musica tua originale e in questo modo veramente lavorerai sul tuo sound e veramente potrai essere caratterizzato per un tipo specifico di musica perché tu sia riconosciuto come te e non chiunque altro. Per essere un DJ di un certo tipo, che tu possa essere te in quella determinata situazione in cui qualcuno possa volere te e non qualunque altro, l'unico passaggio necessario è quello di fare anche il produttore, di fare musica propria. E cercheremo nel corso di questa serie di video anche di dare alcuni piccoli consigli in merito. Non dimenticare, continua a seguirmi.